anche che non durasse la mucchia, se no trago un mustaccio che si accorge finché gappa. Con questa, e nella parrocchia porti quattro guai. Noi del GAF eravamo pronti a portare la commedia invernale a Cianfrusaglia quando è arrivato sto Covid col periodo del lockdown e siamo stati costretti a metterla in naftalina con la speranza di poterla fare il prossimo anno. Se non che a fine maggio Gino Bartolucci ha chiesto a Lucio se era in grado di scrivere una commedia sul Covid e qui bisogna dare merito ai cugini Signoretti di aver scritto una commedia nel giro di un mese, a noi attori di averla imparata in un mese. E la cosa che ci ha costato di più è lasciare in panchina mezza squadra, quelli più seri, gli attori del GAF, anche degli attori seri del GAF non ci sono. E una volta formato questo gruppo ristretto per stare sul palco con le normative anti-Covid, il compito di noi giullari del dialetto era quello di trattare questa tematica seria in modo da poter far sorridere, anzi oserei dire ridere la gente, e il modo per farlo era quello di esasperare le paure, le tensioni, i riti scaramantici, le fobie che ognuno di noi ha vissuto durante questo periodo di stare segregati in casa del lockdown. E quindi vi aspettiamo, anzi ringraziamo la Proloco per averci dato l'opportunità di replicare domani all'Anfiteatro Rastatt. Vi aspettiamo alle 21:15 con Se non la faremo, la farà Romolo. Quindi i biglietti sono disponibili su Live Ticket oppure nell'edicola davanti alla farmacia Vannucci o lì in loco dalle 8:30 in poi. Assicuro che ci sarà da morire da ridere anche sulle mascherine.